Visconti era esigente, ma quando si trattò di scegliere Angelica, arrivò alla scelta con una direzionalità inaudita. Angelica è un personaggio molto difficile. Difficile per come Lampedusa lo racconta nel libro, e difficile anche perché qui si arriva alla spina dorsale della carriera di Claudio Cardinale. Difficile anche perché Angelica ha un ruolo terapeutico nella storia del Gattopardo. Innanzitutto, come il principe di Salina dice, è sangue nuovo che irrora le vene sclerotizzate dell'aristocrazia siciliana. Abbiamo bisogno di sangue nuovo. I matrimoni di sangue nuovo in Sicilia si facevano spesso tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento. In genere i nobili siciliani finivano per sposare le ereditiere americane, cosiddette, che portavano doti costitutive atte a salvare quelli che i siciliani chiamano i voli di rondine, cioè le distruzioni dei patrimoni. Patrimoni che venivano distrutti appunto come volano le rondini, cioè con una velocità estrema, perché in genere erano distruzioni che avvenivano al tavolo da gioco in un paio d'ore prima dell'alba, dove palazzi, feudi e alcune centinaia di ettari volavano via. È terapeutica Angelica perché porta sangue nuovo nel romanzo, porta sangue nuovo nella storia. E la cosa singolare è che la signora Cardinale in quel film fa due ruoli. Uno è quello di Angelica e uno, per un attimo, è quello della mamma di Angelica, cioè della moglie di Calogero Sedara. Sono due ruoli terapeutici perché il Sedara, che è il nuovo corso, il nuovo potere, il Sedara che è innamorato unicamente del denaro, ha però una venerazione assoluta per questa moglie bellissima, ed è talmente bella da dover rimanere chiusa in casa, come l'ortodossa tradizione siciliana del maschilismo pretendeva all'epoca. Due ruoli, è una cosa molto curiosa. Angelica porta turbamento al principe, porta turbamento a Tancredi. Abbiamo scoperto addirittura qualche anno fa un capitolo di Tomasi di Lampedusa in cui in maniera più esplicita Lampedusa raccontava di un innamoramento meno criptico del principe per Angelica. C'è una scena in particolare in cui la terapia di Angelica è molto evidente. Mentre il principe corteggia la morte nello studio di Palazzo Pontelleone, che nel caso veridico di Palermo era Palazzo Ganci, è rimasto da solo in questo studio e arriva la musica ovattata dai saloni dove si danza. Lì lo raggiunge Angelica, lì lo raggiunge Tancredi. Il principe sta guardando un quadro che si intitola La morte del giusto di Grace e dice a Tancredi: c'è da augurarsi che quando io morirò la biancheria sarà più in ordine, le mie figlie saranno vestite un po' meglio. A proposito, bisogna fare dei restauri alla nostra tomba dei Cappuccini di Palermo. E Tancredi gli dice: ma cosa fai zio, corteggi la morte? E Angelica attiva il suo ruolo terapeutico perché gli dice: balliamo. E il principe le dice: no, non posso ballare la mazurka, perché Angelica gli propone una mazurka, cioè, mi farebbe sentire ancora troppo giovane, concedimi il primo valzer. Ma è terapeutica la presenza di Angelica nella vita di Fabrizio Salina e nella vita di Tancredi e nel ruolo storico civile della nobiltà, dell'aristocrazia. È un trait d'union che in qualche modo formalizza i nuovi rapporti che l'Unità d'Italia creerà. Nel 63 questa signora girava un altro film con un regista estremamente opposto alla cultura della premeditazione che era percorsa da Visconti, che era il genio dell'improvvisazione jazz della pellicola, Federico Fellini. In quel film Claudio Cardinale interpreta 8 e mezzo due ruoli, esattamente come il Gattopardo. È la cosiddetta ragazza della fonte ed è anche Claudia, cioè la diva che Marcello Mastroianni sogna di poter avere nel suo film. La ragazza della fonte deve sbloccare la crisi ispirativa,
di Marcello Mastroianni, regista che non riesce a fare il suo film, che si è bloccato, che ha visto la prima volta questa ragazza in uno spazio termale metafisico, che appare come una dea greca catapultata nel Novecento. Lui si domanda se sia un simbolo, una visione, un sogno, un aspetto onirico. Poi la ritrova addirittura nella sua camera d'albergo, mentre lei legge un libro, mentre lui si domanda chi può essere, mentre lui si distende sul letto, mentre lei gli bacia una mano, mentre gli dice: sono venuta per non andare via mai più. Ruolo terapeutico. Il ruolo terapeutico diventa un ruolo terapeutico anche dopo, quando in una decapottabile i due vanno in uno straordinario cortile, anche quello ovviamente metafisico, in cui Mastroianni trattino Fellini trattino regista trattino inconscio trattino io superio e quant'io le racconta del suo sogno, del suo desiderio di fare questo film. Molti artisti in generale, scrittori, pittori, poeti, per tutta la loro vita inseguono l'identificazione, cioè l'affermazione di sé, cioè l'esserci. Poi ci sono degli scrittori che, come altri grandi attori, inseguono invece il non esserci, una specie di disidentificazione, una specie di antidivismo che li rende naturalmente molto più fini nel divismo dei presunti divi che sono estroflessi nel loro divismo. In questo senso devo dire che la Cardinale nei suoi film non solo è terapeutica sempre come attrice, perché porta il bene, e questo bene naturalmente non lo porta solo ai personaggi della storia, ma anche a chi osserva, anche allo spettatore. L'altra sua caratteristica è la fuga. È sempre in fuga. Nelle stanze di Donna Fugata è in fuga. Tancredi non la possiederà prima del matrimonio. Il suono delle campane interrompe addirittura un bacio nelle soffitte di Donna Fugata. Nel film Otto e mezzo di Fellini, in quella decapottabile, non sappiamo se lei girerebbe quel film, se lei lo girerà, se la dea, cioè, acconsentirà alla salvezza del regista. E questa struttura è una struttura divistica che mi piace molto, perché negli ultimi 30-40 anni invece la conclamazione del divismo è diventata una conclamazione al ribasso. Cioè, guardatemi, io ci sono sempre qui, sono sempre in televisione, non vi lascerò mai, non mi lascerete mai, teniamoci stretti, abbracciamoci forte, faccio qualsiasi cosa. Credo, cioè, che la signora Cardinale rappresenti un bel aforisma di Elsa Morante che un giorno disse: quando ci si aspetta in maniera troppo corriva l'applauso del pubblico, si finisce per vivere in una vita servile. E quindi credo che Claudia Cardinale incarni perfettamente questo, che forse il titolo della sua storia di attrice, di un ipotetico saggio che si potrebbe forse un giorno scrivere, sarebbe l'imprendibilità come struttura del desiderio. L'imprendibilità come struttura del desiderio. Vi lascio con questo titolo, che poteva essere la fine. Come parla, e così lui scrive. Quindi comprate tutti il libro Fuoco su Napoli, un capolavoro. Adesso abbiamo Giuliana Gargiulo, scrittrice, amante di cinema, amica, che parlerà anche lei di Claudia Cardinale. Solo poche parole. In aggiunta a quelle magiche di Ruggero, c'è la testimonianza di Piero Tosi, che ha raccontato la stessa storia, grande maestro, costumista di rigore e di verità, che ha vestito Claudia non solo nel Gattopardo ma in tanti altri film, tantissimi, e ha confermato le stesse cose che hai detto te di questo percorso tra Visconti e Lancaster. Ma io volevo dire due parole su Claudia, donna assolutamente misteriosa e anche imprendibile, sempre celata, non si è mai dichiarata fino in fondo, e forse lì risiede il suo grandissimo fascino. Attrice di spessore inaudito, amata da tutti quanti i registi,
ha lavorato credo 3 volte con Visconti, 4 volte con Bolognini, 7 volte con Squitieri, spaziando in una capacità interpretativa di qualità sottile, sempre interiore. I suoi personaggi sono stati sempre cresciuti da dentro e poi espressi. La donna è qui incredibilmente intatta a distanza di tempo, e questo a noi appare un miracolo, noi che l'abbiamo seguita. Io ricordo la sua prima passeggiata con la coda di cavallo al Festival di Venezia, appena arrivata da Tunisi, sempre ammantata di mistero: chi è, chi non è, quanti anni ha, che ha fatto, dove è andata, chi sarà, chi non sarà, la lunga storia con Visconti e poi la lunga storia con Cristaldi e poi tutto il resto. E nel 63 2 film, come ha sottolineato Ruggero, contemporaneamente agli antipodi tutti e due, Fellini da una parte e Gattopardo dall'altra, spostandosi come una farfalla da Palermo a Roma in continuazione, e tutto il resto, perché poi ha dimostrato questa sua capacità interpretativa facendo tanti ruoli, tutti diversi. E quando lei ha finalmente parlato con la sua voce, se ricordo bene, La ragazza di Cooper, come dissero per Greta Garbo Talks, tutti gridarono un miracolo: Fabia Cardinale parla, questa sua voce consumata e antica, molto significativa. Potrei parlare per ore di lei, l'ho intervistato, ho visto tutto il vedibile di lei. E più che un'attrice è una leggenda, noi ce l'abbiamo qui. E di questo ringrazio non solo lei, ma ringrazio i signori Mannaiuolo con un elogio, perché continuano una lunga storia di una famiglia che è una dinastia, anche in questo caso con questo premio e con tante altre cose che hanno fatto. Grazie molto.